hanno chiamato stamattina verso le 10.30 perché c'era una persona a terra, e il 118 poi ha riferito che era deceduto. Siamo arrivati, abbiamo trovato questo signore di sesso maschile, purtroppo ormai deceduto, e quindi adesso stiamo facendo degli accertamenti per vedere di chi si tratta. Ancora un dramma si è consumato a Campo di Marte, una delle zone più sensibili della città, teatro di episodi di degrado, spaccio e microcriminalità. Un uomo è stato infatti ritrovato questa mattina a cadavere nei pressi dell'ex Palazzo Standa, riverso a terra senza vita sopra alcune grate. Si tratta di un senza tetto di mezza età, ancora senza un nome. Non abbiamo ancora la cognizione se la persona sia italiano, straniero o qualsiasi altra situazione, perché non abbiamo ancora rinvenuto i documenti. Aspettiamo di condurre la salma in un luogo un po' più riservato per vedere se ha addosso documenti o qualsiasi altra cosa che ci possa ricondurre a un nome, cognome, una nazionalità, qualcosa insomma. A stroncarlo sarebbe stato un malore improvviso. Abbiamo già avvisato anche il magistrato di turno della magistratura inquirente, poiché può essere sempre presunta una forma violenta di morte, anche se da quello che appare ictu oculi sembra una morte naturale. Non appaiono segni di violenza, fra l'altro alcuni testimoni ci hanno anche già riferito che li avevano visti stamattina con altre persone qui, approfittando del calore che proviene dalle grate, perché probabilmente sotto ci sono le centrali termiche, e quindi probabilmente era già diverse ore che dormivano, o almeno si pensava che dormissero queste persone. Cosa avete trovato attorno al corpo? Presenza di siringhe stupefacenti? No, abbiamo trovato solo dei cartoni di bevande alcoliche. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che allora arrivo hanno potuto unicamente constatare il decesso, e la polizia locale di Arezzo. Questo è un dramma proprio della povertà, della miseria, probabilmente di qualche vita difficile e forse di tutto messo assieme.